In pratica si tratta di un rinizio di campionato. Potrebbe essere un problema l'amalgama tra tutti questi nuovi giocatori e cosiddetti senatori vecchi, non per età, insomma. No, è chiaro che un po' di tempo per amalgamare tutti, per conoscerci ci vuole. Però parlare di amalgama al tal punto da interferire poi nelle prestazioni sarebbe solo un alibi, che questa parola non voglio più sentirla neanche nominare. Io credo che con i buoni giocatori, con i giocatori motivati, si fa presto ad essere pronti ad affrontare le partite nella giusta maniera, e sono convinto che succederà così. Io sono molto soddisfatto, sono veramente contento, sono felice di come stiano andando le cose. Sono arrivati giocatori affidabili, giocatori che vogliono dimostrare qualcosa, e quindi sono contento, non vedo l'ora di iniziare già domenica prossima a Valenza, perché sono convinto che il girone di ritorno sarà un girone diverso, e con un Lecco diverso e con un obiettivo da raggiungere che è quello della salvezza, però da raggiungere in modo convincente. Sì, Cavagna è un giocatore importante, il ragazzo è anche credo di Bergamo, insomma, queste parti, è felicissimo di venire a giocare con il Lecco, così come Castellazzi, probabilmente anche Merlisala, quindi una squadra assolutamente nuova, e credo che il direttore sportivo Francesco Lamazza abbia veramente fatto un grandissimo lavoro, e quindi ringrazio lui per il lavoro svolto fino ad oggi, così come è giusto ringraziare Sergio Invernizzi, il presidente, perché ancora una volta si è rimesso in discussione, ancora una volta ha cercato di non defilarsi ma di rilanciare per il Lecco, e questo mi rende felice da una parte, e quindi anche questo ci obbliga un po' nei suoi confronti, nei confronti della piazza, nei confronti della gente, a finalmente dimostrare che il Lecco non è morto e che il Lecco invece vuole ritagliarsi uno spazio importante in questo campionato. Ma io non so se sia giusto o sbagliato, io ho questa idea, io credo che a Lecco debbano, nonostante io sia siciliano, però chi indossa la maglia del Lecco debba essere bene o male di queste parti, nel senso che c'è più attaccamento alla maglia, i familiari vengono a vedere le partite, si ha più senso di responsabilità, e credo che queste cose in queste categorie facciano la differenza. Quindi più giocatori del posto abbiamo, più io sono contento. Poi è chiaro che ci sono le eccezioni, come Civilleri, che come me è siciliano, come qualche altro ragazzo, però ripeto, giocatori un po' più grandi che vogliono dimostrare qualcosa, e quindi giocare vicino casa, io credo che alla fine ti possano sempre dare qualcosa in più. No, io non sono per niente preoccupato, devono preoccuparsi loro, chi è che non vuole andare via, chi è che vuole rimanere qui a cercare di guadagnarsi lo stipendio senza fare niente, senza giocare, senza neanche mettersi un minimo in discussione. Io credo che loro devono preoccuparsi, e soprattutto quando si ha questo tipo di atteggiamento e quando si ha avuto anche la possibilità di entrare in campo e dimostrare qualcosa e non l'è stato fatto, io credo che con un minimo di senso di responsabilità e di professionalità questi giocatori, quando chiaramente non servono più alla causa, dovrebbero essere loro intelligenti ad andare via. Purtroppo questo qui a Lecco in 3-4 elementi non è successo, non succede, però la preoccupazione maggiore deve essere la loro e non sicuramente la mia, se rimarranno qui.